Prego. La città è sempre stata luogo delle differenze e del plurale, il luogo nel quale i diversi coabitano, mettendo in comune regole di convivenza e dispositivi di controllo. In città non è possibile vivere senza interferire nella vita degli altri, anche in assenza di qualunque intenzionalità. E il piano e il progetto della città costituiscono gli strumenti che nel tempo ci siamo dati per regolare questo destino, per costruire le condizioni dentro le quali la convivenza diventa possibile. Nelle città i corpi si muovono, danzano, scartano, coesistono, spesso costretti in spazi angusti, vincolati dai limiti materiali della città. Luoghi dove i diversi sono prossimi, spartendosi lo stesso spazio e costruendo luoghi ricchi di senso, continuamente riplasmandoli e risignificandoli. Eppure dobbiamo ancora pensare adeguatamente il senso, le forme e le conseguenze del vivere insieme. È dunque urgente corrispondere a una domanda sul vivere in comune in condizioni di pluralismo radicale, anche se è difficile misurarsi con quei fenomeni irriducibili al conflitto di interessi, laddove sono in gioco forme di vita differenti, gruppi e individui che non abitano il mondo secondo le stesse coordinate. Alcune delle questioni centrali della città contemporanea possono essere spiegate proprio da questa crisi della convivenza. Per fare solo tre esempi, la questione dello statuto della cittadinanza per i migranti irregolari, i richiedenti asilo e i rifugiati, che abitano le nostre città come fantasmi privi di dimora e di luogo proprio. La radicale difficoltà di legittimazione e progetto dello spazio pubblico, in assenza di una nozione condivisa di interesse generale. I conflitti identitari che riguardano il rapporto tra uomo, ambiente ed ecosistema, altre specie viventi. E la domanda sulla convivenza è ulteriormente complicata se l'interrogazione si sposta non sul vivere insieme, ma sul fare insieme, ossia sulla possibilità dell'azione congiunta. Si tratta dunque di un tema oggi decisivo, non soltanto per chi voglia leggere e interpretare la città, ma anche per chi voglia progettarla e governarla. E per affrontarlo dobbiamo pensare prima all'essere insieme, la relazione, e poi l'individuo. Lo spazio urbano dovrebbe cioè essere pensato in prima istanza come uno spazio di relazione nel quale si apre la possibilità trascendentale del cum, intesa come disposizione e comparazione, con presenza, in comune, senza condivisione. Perché vivere insieme nella città non è una scelta ma un destino. Grazie a Rachele Pesenti per aver letto questi alcuni passi del libro di cui siamo qui a discutere questa sera. Benvenuti a tutti a quest'ultimo incontro dell'edizione 2019 di Città Bene Comune, ciclo di incontri sulla città, il territorio, il paesaggio e le relative culture progettuali, prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Quest'anno questi incontri avvengono con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e della Società Italiana degli Urbanisti e anche con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Milano e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano. Gli ingegneri sono persone più secche, non allungano troppo il brodo. Allora, questa sera siamo qui a discutere del libro di Gabriele Pasqui, La città, i saperi e le pratiche, edito da Donzelli nel 2018, è l'ultimo suo libro. Gabriele Pasqui, sapete tutti chi è, allora, laureato in discipline economiche e sociali e in filosofia teoretica, dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio, dirige il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico, dove insegna politiche e urbane. In questo libro sostanzialmente Gabriele Pasqui si occupa di città, spazio pubblico e progetto urbano e nel terzo capitolo di ricerca, università, conoscenza e cultura.
parte, diciamo, dall'idea che ci troviamo in una nuova condizione, di divaricazione dell'individuale dal plurale e quindi in una condizione di pluralismo radicale, lui scrive, condizione che richiede delle risposte anche di tipo progettuale, che, diciamo, devono essere indirizzate più che a delle comunità, a una ideale comunità, come si è fatto nell'urbanistica novecentesca, a piccoli gruppi, addirittura individualità, che hanno modi differenti di abitare lo spazio, desideri differenti, modi differenti di vivere la città. Nella seconda parte del libro invece si interroga, parte dall'idea che, diciamo, la scienza, e comprese quelle dell'architettura e quelle dell'urbanistica, quelle che riguardano, diciamo, le discipline di cui ci occupiamo, non si interrogano né sul come funzionano, sul come operano, sul come intrecciano i loro saperi, e non si interrogano sul perché vanno in una determinata direzione, lui scrive, piuttosto che in un'altra. Questo naturalmente con gravi ripercussioni sia sul loro modo di operare, sia nei loro rapporti con la società. La riflessione che viene condotta nel libro parte da un'osservazione delle pratiche e da un esercizio di tipo autoriflessivo, cioè è un'osservazione che avviene anche dall'interno, dalle pratiche che lo stesso autore mette in atto su questi temi. Quindi non tanto sul contenuto dei saperi quanto sul loro concreto farsi quotidiano. Abbiamo invitato questa sera qui con noi a discutere di questo libro Stefano Boeri, Laura Fregolenta, Arturo Lanzani e Giancarlo Paba, che si scusa ma non può essere qui con noi. Stefano Boeri, io insomma eviterei di presentarlo, lo conoscete tutti. Laura Fregolenta, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica dell'Università IUAV di Venezia e condirettore di archivio di studi urbani regionali. Arturo Lanzani, anche lui professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica del Politecnico di Milano. Allora io lascio la parola al professor Lanzani. Grazie. Sì, allora ci sono per cominciare. Buonasera a tutti, sono contento di essere qui. Quello che andiamo a discutere, io farò solo alcune note parziali, non voglio ripercorrere il libro, è un testo particolarmente importante, credo, nel nostro campo di riflessione, nel nostro sapere, e più in generale per chi si occupa di città. Ho l'impressione che sia il testo più maturo e più importante che Gabriele ha scritto nella sua carriera, quindi un testo particolarmente significativo, sia, diciamo, nel dibattito o nella riflessione, dibattito non è così forte nel nostro campo, ma la riflessione nel nostro campo, sia anche nel percorso di Gabriele Pasqui. È il testo sicuramente in cui la sua formazione seconda filosofica e il suo essere si è avvicinato al campo delle politiche, dei progetti urbani e territoriali, trovano la maggior incontro. In altri lavori, in precedenza, la sua formazione comunque di laureato in discipline economiche e sociali incontrava maggiormente la riflessione di quest'altro campo, lo ibridava, la portava. Un campo, detto, nostro, non una disciplina dai confini rigidi, non una scienza, un campo in cui persone che vengono dall'interno spesso percorrono percorsi eterodossi, molto strani. Ne abbiamo nella seconda fila Pierluigi Costa, laureato in architettura, e poi un percorso molto originale, molto strano, ed è un campo che ha ospitato sempre persone che vengono da formazioni diverse. E in realtà, se cercassimo di definirlo persino nel mondo antico, riconosceremmo la possibilità solo di definirlo in modo aperto.
come campo. Allora, quindi detto questo, io voglio sottolineare solo tre aspetti del libro, perché sono innumerevoli le letture possibili. Il libro ha anche dei passaggi molto complessi, molto ricchi, che non sono poi io la persona più adatta a commentare e diciamo mettere in discussione. Primo punto su cui mi voglio soffermare, i primi due punti ripercorrono anche un po' quella che è la struttura del testo, che in parte già Guardazzi ha ricordato, è diviso in tre parti, una raccolta di saggi scritti in momenti diversi, ma che proprio esprimono una convergenza molto, molto forte, quindi un momento particolare della riflessione, credo, di Gabriele Pasqui, perché nella diversità delle occasioni poi il filo è molto forte. Allora, il primo punto è già stato anticipato, Gabriele ci spinge a porre grande attenzione alla questione della convivenza tra forme di vita, tra soggetti che non condividono gli stessi valori nelle società contemporanee. Ci spinge a riflettere molto sul radicale pluralismo che caratterizza società, città contemporanea. Non una prospettiva di individualismo radicale, perché poi subito, con un riferimento che è fondamentale a Nancy, essere singolare e plurale, che è il testo che più caratterizza la, perlomeno la prima parte, con cui Gabriele discute di più, dialoga più, è subito un pensare comunque il modo di stare con, cum, in una prospettiva che però appunto è quella dell'essere singolare, di plurale, di Nancy. Per certi versi c'è anche qualche ripresa, ma non è citato, di alcune riflessioni un po' più disordinate che molti anni prima aveva fatto Sennett, forse proprio nella coscienza dell'occhio più che in altri libri. Quindi ci propone di riflettere, a noi che non abbiamo questa formazione teoretica e filosofica, ma poi magari siamo coinvolte nelle pratiche più modeste dell'urbanistica, della pianificazione, del governo della città, ci convince, ci spinge perlomeno a riflettere su uno spazio pubblico che non ha alcuni attributi classici con cui, che spesso ci su cui spesso ricadiamo, dove non si ritrova una comunità di stirpe, una comunità organica, dove non si sviluppa un discorso pubblico attorno alla città, e si strutturano forme di cittadinanza, e neppure uno spazio sospeso tra ozio e negozio, come direbbe Cacciari nel suo libretto sulla città. Chiaro che ci sono archetipi, modelli ideali, tipi ideali di spazio pubblico che poi ci scappano sempre nella penna, o perlomeno nella penna magari meno, ma poi quando parliamo nel dibattito pubblico, commentiamo un progetto, guardiamo una trasformazione. No. Ci propone una discontinuità forte rispetto a questa idea di spazio pubblico, lo spazio pubblico come spazio di transizione, di relazione, di compresenza, dove soggetti diversi fanno cose diverse e assegnano significati differenti al luogo e alle configurazioni materiali del luogo. Questo è, credo, il punto, uno dei punti più importanti su cui più volte, potremmo leggere molti passi con angolature, sguardi un po' diverse, ma il succo è poi questo. Gabriele Pasqui ritorna più volte.
prova un po' arditamente a dire qualche caratteristica che uno spazio di relazione, di compresenza tra soggetti diversi che fanno cose diverse, assegnano significati diversi alle configurazioni materiali che attraversano, che vedono il loro corpo, parte integrante. Prova a darci qualche indicazione su come progettarlo, oltre a dire tante cose, io mi soffermo solo questo, perché sono poi una persona d'azione, di governo e non di riflessione, aperto alle differenze, capace di ospitare eventi differenti, ridefinibile dalle pratiche che vi svolgono e dai corpi. Sembra definire delle condizioni di ospitalità, di questo convivere fra diversi che non condividono valori e che si sfiorano, come più volte si ricorda. Uno spazio cerca di proporci di riflettere su come dare luogo a spazi pubblici di questo tipo, sottolineando come in questi spazi pubblici si svolgono sempre più spesso conflitti che non sono quelli classici del Novecento, ma sono tensioni, sfregature, frizioni tra forme di vita, modi di vita e convivenza diverse. Ecco, questa è la prima sottolineatura. È un punto che io credo vada preso sul serio, implica un po' una messa in discussione, che c'è da tempo nel modo di pensare lo spazio pubblico nella città e nel territorio, ma di cui non credo sempre ne tiriamo veramente le conseguenze. Io credo che su questo punto si possa dire provare a porsi delle domande ulteriori. Io ne pongo tre rispetto a questo primo punto. Ma dal punto di vista della configurazione materiale possibile di questi spazi, che per me rimane un elemento che è specifico nel nostro campo, su cui riflettere, può interessare meno Gabriele Pasqui, ma per molti di noi non può interessare. Io credo che sia utile fare qualche operazione, chiedersi veramente se è radicalmente altro da condizioni del passato. Perché quegli artefici rimandano alcuni momenti della storia della città. Io non sono così convinto che non sia possibile rintracciare nella storia della città alcuni momenti in cui si sono create forme di convivenza di questo tipo, in modo molto meno planetario, molto meno forte. Forse un po' non tanto nelle città mondo di Brodel, ma quelle città proiettate nel territorio che erano le città marinare, la Genova distribuita in tanti punti, come in quel saggio di Farinelli che nel suo non apprezzato da me intervento della settimana scorsa, però di due settimane fa, ci riproponeva, ma non mi interessa. Credo che sia utile però riguardare. Credo che sia utile ragionare sui dispositivi spazio-temporali che favoriscono il guardarsi tra soggetti, comunità di pratiche che fanno cose diverse, perché non è detto che questo guardarsi sia possibile. Forse il poter guardarsi è un elemento importante. E poi un punto su cui un po' credo se si possa riflettere su alcuni dispositivi che facilitano dei momenti di traduzione tra linguaggi, pratiche di comunità diverse. Forse si può dire qualcosa di più dell'ospitalità rispetto a
dispositivi spazio-temporali che favoriscono questo. Questo mi sembra un piccolo punto su cui si potrebbe lavorare, discutere insieme. Ce ne sono poi due, sempre su questa cosa, un po' più complessi. Uno, quando parliamo di spazio plurale, devo accelerare, perché questo è solo il primo punto, quando parliamo di spazi plurali c'è sempre un tema della diversità e della diseguaglianza. Il tema della diseguaglianza in questo testo compare ogni tanto, ma io credo che sia anche utile cercare di riflettere in questi spazi di convivenza, di convivere, su quelle forme, quelle presenze, quelle pratiche che diventano invisibili. Che diventano invisibili. Le abbiamo negli homeless, qua, dopo le 10, in questa, non sono visibili, non si incrociano. Sono molto più invisibili che in uno spazio pubblico con caratteristiche diverse. E c'è chi non vi accede a quello spazio dello sfioramento, del convivere diversi, perché rimane chiuso in una camera con la tapparella bassa e la televisione accesa, o perché vive incapsulato in spazi che non riproducono una condizione emergente ma non totalizzante dello spazio contemporaneo. Allora, nello stesso momento in cui osserviamo la centralità di questo, dobbiamo, credo, porci qualche interrogativo banale, credo, qua è banale non l'interrogativo, il modo in cui riesco a porlo io, rispetto a questo classico tema. E l'altro punto su cui mi piacerebbe chiedere a Gabriele di ritornare a riflettere è se questo spazio del convivere alla Latour potrebbe essere riportato al terrestre, o se è lo spazio del moderno e del globale nella sua forma più staccata dal suolo e dalla cura della terra. Allora, qua, credo che la riflessione di Latour, su cui abbiamo discusso qualche volta, questi saggi sono precedenti, quasi tutti all'uscita di quel libro, per me però può porre qualche suggestione, sono poi due poli, diseguaglianza e cura del mondo, se volete, pensiero ecologico nella sua forma radicale, dico delle cose banali, però i due punti su cui poi, quando parliamo di pluralismo, dobbiamo fare i conti. Chiedersi, insomma, se questo differenziandosi, aprendosi e non chiudendosi, che è il terrestre rispetto al locale di Latour, può dialogare con, credo, dialoghi inevitabilmente con questo tipo di centralità dello spazio del convivere, che credo che nel farsi della città, dei territori contemporanei, sia di norma assolutamente non terrestre, slegato da qualsiasi radicamento terrestre, slegato da qualsiasi appartenenza al suolo non organica e qualsiasi attenzione al tema della cura della terra. Questo è il primo punto su cui volevo soffermarmi. Il secondo punto su cui volevo soffermarmi è un altro contributo molto importante, direi che già sul primo, su questo, c'è un non lo dico perché è presente, ma c'è un punto di continuità, un dialogo molto fertile fra Gabriele Pasqua e Pierluigi Costa, che è stato il direttore della terza scuola che ha fatto Gabriele, quella del corso di dottorato. E questo secondo punto è questo guardare la disciplina attraverso le pratiche. Siamo pieni di discorsi, di retoriche
guardare ciò che facciamo, e ciò che facciamo con tanti altri soggetti, interagendo con tanti altri soggetti, credo sia un punto decisivo per ridefinire un campo esploso e che forse non può che ridefinirsi dalle pratiche che facciamo e delle pratiche, aggiungerei, che ci è consentito di fare. E da quello che riusciamo a dire sulle pratiche da cui siamo esclusi. Per avere un pensiero critico e propositivo non possiamo che partire da qui. Credo che questo sia un secondo punto molto importante del testo. Poi ci sono sulla forma dell'azione, delle riflessioni sul progetto come attività esplorativa, innovativa, altre riflessioni molto importanti, condivise con altri maestri, con altri colleghi, però mi sembra che questa attenzione alle pratiche sia un punto, e c'è un, diciamo, nei seminari in cui Gabriele Filosofici partecipa come urbanista, c'è questo tentativo di dar conto delle proprie pratiche di urbanista. Penso che sia un punto importante, affianco a questa osservazione che condivido, una che non è così importante nel libro, su cui mi piacerebbe discutere, ma con quali competenze. Guardiamo le pratiche, ma interroghiamoci per ridefinire il nostro campo, ma credo che oggi ci sia una grande necessità di interrogarsi su come si entri con delle competenze, ammesso che ci siano, e con quali dimensioni di responsabilità. Io credo che vi siano molto derive proceduraliste amministrative, derive retorico-comunicative, mediatorie gestionali, di tipo ingegneristico e settoriale, nel modo in cui facciamo alcune pratiche, ci incrociamo alcune pratiche, ma qual è? Mi verrebbe dire che è una competenza che ha a che fare qualcosa col terrestre, col relazionale, però di questo dovremmo discutere. Oh, questi sono i due punti che io... No, due. Poi ce n'è un terzo. Scusami, Emilio. Ce n'è un terzo. No, questi sono i due punti che metto in evidenza per chi non ha letto il testo, penso... Per tutti quelli che hanno letto il testo sono stra-evidenti e penso di non aver letto. Chiudo con un terzo punto, come mi ha subito ripreso il professor Battisti, che è stato uno dei tanti miei professori, ne vedo un po' qua. Su un aspetto che invece non mi ha convinto tanto del testo, che non voglio discutere, perché è un po' marginale, però... è delicato per uno che perché c'è la parola città nel titolo, la città, i saperi, le pratiche. Io credo che ci sia un pensiero dell'urbano che non credo di condividere, un po' unilaterale, cioè quando si fa riferimento alla città si fa riferimento a un racconto che è quello della densità, della diversità, del conflitto come elementi connotanti la città. Da Simmel a Vrita, alla Jacobs nell'ultimo libro, a Soja, c'è tutta... Però perlomeno credo che sia importante, anche riflettendo da questo punto di vista, ricordare che c'è un altro racconto egualmente di lunghissima durata sull'urbano, che è quello... del luogo della coltivazione e dell'allevamento degli uomini, direbbe Singer, del dispositivo di accumulazione e di ridistribuzione delle risorse. Noi sappiamo, cioè proprio nel dibattito sull'origine della città,
un dibattito tra, se volete, in Italia Liverani o Soja e la Jacobs da questo punto di vista, che poi sono una definizione più legata a Simmel piuttosto che a Weber per certi versi, dell'urbano. Ecco, perché prendo da qui? Perché, insomma, per me è un punto rilevante nella società contemporanea. E non voglio fare nessuna allusione alle idiote letture del voto molto banali che su questa coppia urbano non urbano si stanno facendo in questi giorni. Però, insomma, sai, dire che la città è il luogo del sacro per eccellenza, quando sappiamo che la città dei morti e quel legame tra le viscere e il cielo nasce prima della città, in una cultura che è ancora nomade, ancora non è urbana. Quel richiamo tra città e legge. Sì, se il diritto, chiudo, tra due minuti, che è, se il diritto è legato all'autorità, ma se pensiamo alle forme del diritto legato alle consuetudini, seguendo Grossi, non sono così convinto che il legame tra diritto e città sia così forte. E poi soprattutto definizioni dell'urbano di questo tipo cosa ci aiutano a capire del contemporaneo in città come Lagos, ma anche come Milano? Quella definizione cosa c'entra? E cosa c'entra una distinzione tra non urbano implicita? Allora, qui Non condivido le tesi di Brenner piuttosto di altri, però penso che il nostro campo disciplinare su questo punto debba avere un livello di autoriflessione più alto, perché se no credo che ci sia un urbano centrismo contemporaneo nella riflettere molto di maniera e che è molto legate alle dinamiche dei vincenti degli ultimi 30 anni. Grazie. Grazie, grazie ad Arturo Lanzani. Quindi come progettare lo spazio pubblico sostanzialmente, con quali competenze guardare le pratiche e quale nozione di urbano? Sono queste le tre osservazioni di Arturo Lanzani. In estrema sintesi. Allora lascio la parola a Laura Fregolente. Sì, grazie, grazie di questo invito, di questa possibilità di condividere osservazioni e riflessioni rispetto a un testo molto denso. Grazie a Gabriele di averlo scritto. È un testo molto denso, molto articolato, come giustamente ci ricordava Arturo Lanzani, che si presta anche a molteplici possibilità di potenzialità di lettura se non di interpretazione. Anch'io mi sono soffermata più su alcune questioni, su alcuni aspetti, su alcune ha già parlato Arturo, quindi magari sarò molto più veloce su alcune questioni. Su alcune ho posto attenzione a questioni, o forse mi è caduto, come dire, la mia attenzione maggiore rispetto anche a una mia vocazione, forse, per cui metterò in evidenza alcuni temi, alcune declinazioni pensate e scritte da, se ho interpretato correttamente, dall'autore. Gabriele Pasqui ci ricorda un punto di partenza, un punto di partenza del lavoro è il è come alloggi e forse alloggi un po' anche pensando a quello che è successo ieri, Arturo, dopo gli ieri possiamo e dobbiamo ripensare la città plurale, la modalità del vivere plurale all'interno di una città. Il vivere insieme, il condividere in una tensione continua tra gli stessi individui. Ci sono alcune parole chiave, o meglio alcuni concetti chiave, che ritornano spesso nel libro e che innervano un po' tutta la
il racconto che l'autore ci fa, che sono sicuramente a partire dal concetto di spazio pubblico che Arturo Lanzani ha già molto ben tratteggiato, un luogo nel quale si materializza la tensione, il conflitto, ma soprattutto il confronto, almeno mi pare che questa sia la sottolineatura maggiore rispetto alle diverse dinamiche, alle diverse pratiche sociali che possiamo riscontrare all'interno di uno spazio pubblico, che a me pare di poter definire il luogo urbano per eccellenza, attraverso la lettura del tuo libro. E all'interno dello spazio pubblico c'è quindi confronto, la tensione è convivenza, tensione e convivenza sono aspetti, se ho trascritto correttamente, del medesimo farsi e che si consumano all'interno dello spazio della città. La tensione che non sfocia necessariamente, talvolta sì, ma non sfocia necessariamente nelle pratiche del conflitto. Lo spazio della città, lo spazio pubblico è, come dicevo prima, il luogo urbano per eccellenza. Anche se, Gabriele lo sottolinea molto bene, rimane ancora molto da indagare rispetto a questo spazio. Molto si è indagato, molto si è fatto. Il libro è molto ricco anche da un punto di vista bibliografico, dal punto di vista dei riferimenti, anche riferimenti di scuole di pensiero diverse. E questo lo rende ancora più, come dire, più denso e più articolato dal punto di vista dei contenuti. Lo spazio pubblico è uno spazio che muta molto in funzione delle pratiche d'uso che si consumano all'interno dello spazio pubblico e che lo attraversano. Gabriele ci ricorda che la lettura, la prospettiva di lettura di uno spazio pubblico è triplice. C'è una natura da planner di Gabriele che esce lungo tutto il percorso del libro. Da planner intendo che affianca a questa lettura molto teorica e filosofica, affianca una lettura quasi da tecnico e ci pone questa prospettiva triplice, cioè lo spazio pubblico guardato attraverso la quantità dei beni di carattere pubblico, e qui emerge con forza quella che è la trama del welfare materiale, oppure lo spazio pubblico in relazione alla questione della regolazione degli interessi individuali nel mercato dei suoli, e qui si affaccia in maniera molto, molto prepotente, molto forte il dibattito sugli standard alloggi, oppure lo spazio pubblico come tema del disegno urbano e del progetto di piano come progetto di suolo. Queste sono le tre articolazioni, le tre definizioni che dai. E in particolare questa parte rimanda, o almeno a me pare di poter dire, che rimanda al ruolo della pianificazione e al ruolo del planner, al progetto di città, rimanda al concetto di pubblico, ma anche ad una nuova idea di pubblico che si costruisce, tu scrivi, che si costruisce in pratiche sociali attraverso un processo interattivo che produce beni pubblici, abbandonando quindi una concezione che riduce la società allo Stato e il territorio alla sua produzione sociale. Qui però ti farei una domanda, cioè lo spazio pubblico che tu definisci citando autori autorevoli, definisci come impolitico, mi domando se sia un'evoluzione, se sia un punto di arrivo, se sia una condizione mutante e mutevole, o se invece, proprio per come tu lo descrivi, non sia più che uno spazio apolitico o impolitico, uno spazio eterotopico. Perché ha questo carattere che tu descrivi di luogo molto mutante, nel quale le pratiche sono pratiche che
costruiscono, ma non semplicemente nel loro farsi, ma perché poi tira in campo anche una dimensione temporale delle azioni, no? Quindi questo spazio pubblico assume caratteri molto diversi rispetto, mi pare, a quella che può essere la trattazione e la letteratura più consolidata. Una seconda questione che mi ha particolarmente colpito, che trovo molto interessante, ma che è anche questa, cioè un filo che attraversa tutto il lavoro, è quella del concetto di transito, e specificatamente tu parli di linguaggi in transito. Il transito che non è solo un passaggio di saperi disciplinari, ma è un mettere in gioco, in transito anche come cambiamento, un cambiamento di prospettiva, di lettura, anche di materializzazione dei fenomeni. Pasqui insiste molto sulla necessità di ripartire dal linguaggio. Il linguaggio è la questione, il tema, e da un lato anche è lo strumento, se ho interpretato correttamente, attraverso il quale, come dire, ridefinire una serie di questioni, ridefinire anche un certo approccio della disciplina. Forse anche, ma questo lo dico molto tra parentesi perché forse tu non sei d'accordo, forse anche ridefinire delle tassonomie, no? Ridefinire dei tassonomie, io le intendo come delle chiavi che aprono, non come delle etichette. Quindi un ripartire dal linguaggio, da questo linguaggio appunto che tu definisci linguaggio in transito, ma anche dai cambiamenti, dalle differenze, dalla diversità, dai contesti, sostanzialmente dai contesti, e il riferimento non è solo alla città informale, ma è alla città in generale, alla città, forse in questo addirittura non vedi neanche tanta differenza, no? Tra i luoghi, pur essendo i contesti, come dire, principi della definizione di pratiche e di azioni, ma in realtà le differenze non sono così forti, più che evidenti lo sono. Ovviamente c'è una, qui ritorna l'aspetto, come dire, del planner tecnico, no? C'è una riflessione sugli strumenti, c'è una riflessione sull'inadeguatezza degli strumenti. E in una seconda parte del testo parli della necessità di strumenti nuovi, per descrivere e interpretare il progetto. Un'altra questione molto rilevante, che questi temi, queste parole chiave che metto in evidenza sono anche date da una scansione proprio del titolo dei capitoli, no? Del libro, è quella del tempo, il tempo nella pianificazione, ma direi anche il tempo della città, che è un parametro ovviamente importante nel nostro mestiere, vabbè, in generale ovviamente il tempo di un'azione, il tempo di una politica, il tempo di un progetto rimanda, e questo lo dice molto chiaramente, rimanda ovviamente al processo che si costruisce e che si fa pratica. Nella tua lettura, nella tua proposta di ripensare il nesso tra tempo il nesso tra tempo del progetto ed evento, tiri in campo il tema dell'intenzionalità e dell'occasione. Il tema dell'intenzionalità e dell'occasione nel progetto urbanistico, ma anche nel progetto architettonico e il progetto urbano in generale. Infine, l'ultimo capitolo, che sembra all'apparenza, in un primo momento quando l'ho letto, non avevo colto immediatamente il legame con il resto, dedicato all'università, all'ipervalutazione,
anche ora ancora alle pratiche che si consumano all'interno dell'università e che sono pratiche di vario tipo, ovviamente, no? Pratiche formative, eccetera, però forse ti concentri di più sulla dimensione critica. Siamo soggetti ad una serie di attività di valutazione che mi ero segnata anche un passaggio, ma adesso non mi ricordo più se a pagina, forse a pagina 69, vabbè, non importa. Sei critico nei confronti dell'ipervalutazione, no? Sei critico nei confronti della produrre articoli accreditati in e per circoli sempre più ristretti. E questo è il massimo della critica che tu puoi fare dopo aver così messo le mani all'interno della città, no? Aver così posto come ruolo fondamentale, il tuo ruolo fondamentale, quello di essere all'interno delle pratiche, no? Invece qui tu dici: noi produciamo qualcosa che rimane solo per piccoli circoli, non riusciamo neanche a far uscire quello che pensiamo e quello che produciamo, perché produciamo una letteratura poco comprensibile e poco comunicabile, no? Allora, dicevo, all'inizio mi sembrava che questa fosse un capitolo a sé, no? Un capitolo che non c'entrava molto con il resto, e invece rileggendolo è la giusta conclusione di tutto il tuo ragionamento, proprio non solo sulle pratiche che si consumano, ma sul ruolo che noi, che tu, che noi abbiamo rispetto alla città, abbiamo rispetto alla società civile, abbiamo nei confronti dei nostri studenti. Infine, un'ultima questione e chiudo, sono nei tempi. Benissimo. Che così mi piace sottolineare, non so se tu sei d'accordo, che è il prodotto, cioè il libro. Il libro come strumento di sedimentazione del sapere, come strumento di costruzione di un pensiero. Cioè, non è casuale che tu abbia scritto un libro, in un'epoca, e qui ripensando anche al tuo capitolo sull'università, in un'epoca nel quale domina la velocità della produzione, non sempre di qualità, in un'epoca nel quale l'online sta acquistando sempre più spazio, sempre più peso all'interno dell'Accademia, ma non solo, è come se tu riportassi e ridessi forza al libro in quanto tale, come costruzione, dicevo, di un pensiero singolo, ma anche di un pensiero collettivo o condiviso, perché anche il libro è una pratica. Grazie mille. Grazie, grazie a Laura Fregolin. È difficile riassumere, spazio impolitico o apolitico come punto di arrivo, oppure spazio eterotopico, ridefinire tassonomie come chiavi che aprono, e la questione del linguaggio centrale, riuscire a parlare una lingua comprensibile, e poi il tema della sedimentazione del sapere attraverso il libro, anziché, diciamo, l'articolo veloce. Lascio la parola al professor Boeri. Grazie. Allora, innanzitutto è un testo estremamente originale nella composizione dei contenuti, e pensando a qualche analogia o a qualche possibile definizione, Gabriele, mi è venuta in mente l'autobiografia scientifica, nel senso che, non è solo un riferimento ad Aldo Rossi, è un testo il tuo che in qualche modo ha al fondo, ovviamente a mio parere, il tema dell'identità, cioè qual è la vera grande questione oggi della definizione del concetto di identità, che si dipana in tutti e tre i capitoli, e che tu costruisci questa questione dell'identità, che poi vedremo brevemente, secondo me, a cosa ti porta a dire, cioè,
costruisci attraverso innanzitutto una scomposizione delle tue identità, perché c'è un primo capitolo in cui tu sostanzialmente assumi la prospettiva di uno studioso sulla sfera urbana, sulla condizione urbana, sullo spazio pubblico, sulla città. Un secondo capitolo in cui c'è invece una corrente calda che ti riporta alla formazione con Carlo Sini e ti riporta però contemporaneamente a quanto di quella formazione tu hai riscoperto nella tua attività di ricercatore, direi anche però di operatore, perché poi le pratiche di cui parli sono incontri, sono dialoghi, sono interazioni sociali in cui riscopri una serie di elementi che distinguono, secondo me, in modo molto forte la tua presenza oggi nel campo della riflessione urbanistica da tantissimi altri percorsi, e questo è una cosa che a me personalmente interessa molto. E poi c'è un terzo capitolo in cui tu torni a avere, assumi un'identità che è un'identità che forse è più conosciuta da tutti noi, che è l'identità di un docente che però ha, come dire, la responsabilità di un governo, di una rete di individui. Quindi sono tre, e c'è questa forma, questi intrecci di tre composizioni che continuano, perché poi alla fine gli ingressi sono anche tre, nel senso che il primo capitolo, certamente l'ingresso è la questione dello spazio, il rapporto tra spazio e identità, il secondo, l'ingresso, è il tema del linguaggio, e il terzo è senz'altro implicitamente il tema delle istituzioni. Allora, se dovessi dire, a partire da questa mia personalissima interpretazione della composizione del testo, che però mi intriga, perché devo dire comunque io sono è una cosa che mi fa pensare, mi pare che effettivamente le questioni che poni siano quelle che sono state già ampiamente descritte, quindi non riassumo proprio alcune brevi considerazioni. Allora, la prima è certamente quella dello spazio pubblico. La seconda è il concetto di tensione, molto, 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 molto interessante. Forse la cosa per me, per come la costruisci, per i richiami bibliografici e teorici, per le prospettive che ha, la cosa più rilevante. E il terzo, altro concetto che tu riprendi e che in qualche modo giochi, metti in gioco nel tuo testo, è il concetto di futuro anteriore. Per me sono questi tre punti forti. Allora, perché sono forti? Lo dico subito. Perché in fondo quello che tu ci dici in questo libro è che dobbiamo in qualche modo ripensare al modo con cui utilizziamo nelle discipline, nelle discipline performative che si guardano lo spazio urbano in senso performativo, il concetto di identità come qualcosa che, piuttosto che risiedere nella preesistenza di reti e comunità date, nasce nel posizionarsi, nell'azione, nell'interazione. Nell'identità che attraverso queste forme di presenza diventano tensioni che plasmano lo spazio. In modo molto sintetico, questa cosa però tu la poi, articoli secondo i tre concetti che dicevo prima. Spazio pubblico. Spazio pubblico il tuo è un punto molto importante, il tuo lo chiama Pierluigi Crosta, una prospettiva interazionista, si potrebbe dire, ma in fondo io ho letto anche molto Goffman, che tutta la logica e lo studio sull'interazione sociale focalizzata e non focalizzata nello spazio pubblico. È molto interessante perché qui cominci un tuo attacco a una, diciamocelo francamente, ha una concettualizzazione banale del concetto di comunità, perché noi abbiamo, e qui è un problema politico, ideologico, disciplinare che credo riguardi tutti noi ci siamo riempiti la bocca di questo termine: comunità di classe, comunità di pratica, comunità etnica, comunità di sangue, comunità di fede, comunità di luogo, comunità di origine, comunità di linguaggio. Questa, come dire, formula in qualche modo acquietante che ci ha spesso evitato di entrare nel merito dell'azione degli individui che plasmano, facendo della loro azione comune delle tensioni, lo spazio, ecco questo un po', ha nello spazio pubblico la sua espressione più evidente. Cioè noi spesso siamo le comunità che abitano lo spazio pubblico, ecco, se dovessi usare un termine coprente, nel senso proprio troppo del termine,
della anestesia, della totale anestetizzazione della qualità del pensiero, direi queste cose. E qui mi piace moltissimo quello che tu dici, perché sostanzialmente tu, qui non so se c'è dietro anche forse un ritorno anche a una visione del rapporto tra, tu dici Nancy, diciamo il rapporto tra singoli e pluralità, però c'è anche Maritain, c'è anche il pensiero di Olivetti che ci ricordava come non sono tanto gli individui che caratterizzano il fare comunità, ma sono le persone, cioè una visione umanistica che a me sembra comunque che ci sia dentro il tuo modo di porre le questioni, che riporta alla singolarità in una visione umanistica, in una visione specializzazione di pratico, di specializzazione di sapere, di specializzazione di linguaggi, come fa di solito il concetto di comunità che usiamo nell'urbanistica oggi. Quindi prima questione che a me sembra molto interessante, questa lettura del concetto di spazio pubblico come compresenza, che tu spieghi molto bene, appoggiandoci a studiosi, a ricerche, e che è molto convincente perché è tutto politico, perché poi alla fine io non credo che invece il tema dello spazio pubblico sia politico, è molto politico nella sua, almeno questa è la mia impressione, cioè è una visione di una politica che guarda in faccia in modo anche molto, come dire, non cinico, ma insomma in modo molto, molto pragmatico quello che succede davvero, non si appoggia su una serie di figure retoriche. Secondo tema è quello delle tensioni, cioè, e qui ho già detto, a me sembra che questo tema del rapporto tra energie e inerzie, perché poi è questo, tu dici un po' in fondo lo spazio pubblico è fatto dal costituirsi come tensioni, come energie di identità singole che si posizionano nello spazio e acquisiscono in quel senso un carattere, e dall'inerzia dello spazio, né? Quindi è questo elemento che a me ha ricordato una cosa su cui, e qui è una domanda che ti faccio, perché la domanda che faccio e viene in mente è proprio da te, conoscendo Sini, soprattutto sul rapporto tra Sini e Foucault e un certo tipo di relazione, qui c'è invece una tua reticenza nell'usare, ma forse anche un atteggiamento, anche questo che mi piace, cioè non usare un altro concetto molto di moda, che è quello di dispositivo, perché uno potrebbe dire le tensioni di cui parli, che plasmano gli spazi, sono in realtà soprattutto nell'idea di Deleuze dei dispositivi, cioè delle reti tra istituzioni, affetti, comportamenti che in qualche modo soggettivizzano l'individuo e che si muovono nella realtà, no? Quindi mi interessa capire qual è, andiamo in un altro modo, la domanda è come collochi il concetto di dispositivo, se ti sembra ormai diventato anche questo un concetto come quello di comunità, come dire, da abbandonare rapidamente, o se invece ha ancora una linfa, ancora un'azione vitale, eccetera. Però, diciamo, mi sembra molto forte questa tua seconda grande questione. E la terza questione, il terzo concetto che tu poni è quello del futuro anteriore, che però in fondo è dentro, cioè tu in qualche modo decostruisci una visione che qui banale, per me è riferita ancora al tema dell'identità, del farsi di comunità, cioè non stiamo parlando più di reti o di gruppi che hanno, come dire, un progetto ben definito e che costruiscono questo progetto attraverso un lavoro cumulativo di un sapere che poi a un certo punto si fa pratica e arriva a trasformare lo spazio. No, tu dici giustamente c'è una continua sovrapposizione di tempi e di identità diverse, e che non capiamo la complessità di questa cosa, non abbiamo capito cosa vuol dire leggere il farsi di una città e preoccuparsi di trasformarla e di governarla. E non, in questa idea del futuro anteriore c'è ancora una volta il concetto di dispositivo, perché per Deleuze il dispositivo è nel divenire, è qualcosa che si costituisce nel divenire delle tensioni, non è, come dici tu, il passato, come dice Sini, il passato, dite tutte e due, il passato è presente nel futuro, quindi c'è questa dimensione molto ricca. Quindi per me la cosa interessante è il modo con cui in qualche modo compresenza, tensioni, futuro anteriore sono tre termini che hanno seletti nel testo e nelle diverse modi con cui tu da tre prospettive diverse, usando tre identità differenti gli articoli, costituiscono degli enzimi molto interessanti, perché questo è un po' la tua, secondo me, il tuo specifico, cioè trovo che questo
modo di inserire attraverso dei termini che hanno una concettualizzazione potente e originale, a volte anche magari spuria, però sia il modo giusto con cui un filosofo di formazione che sceglie le discipline della progettazione e della pianificazione dello spazio come campo di azione può dare a noi di più. Grazie, grazie al professor Boeri. Quindi il tema dello spazio pubblico, io attacco il concetto di comunità, il concetto di dispositivo e quello di futuro anteriore. Basta, hai un sacco di cose da... La parola al professor Pasqui. Grazie. Ho 15 minuti? Beh, no, anche di più. 10 minuti? No, anche di più. Ok. Allora, intanto volevo... siccome anche l'anno scorso sono stato qua a presentare un altro piccolo libro e anche l'anno scorso avevo... Adesso basta per un po'. Adesso volevo intanto ringraziare la Casa della Cultura e Ferruccio Capelli, che è il suo direttore, e Renzo Riboldazzi, perché come sapete, Renzo l'ha detto all'inizio, questo ciclo sta dentro un'attività, che è l'attività di Città Bene Comune, che secondo me è un'attività molto meritoria, perché ci permette di discutere dei temi della città fuori dall'università in una maniera... Tanto si parla di libri, no? Come diceva Laura, che non è cattiva cosa, e lo si fa anche aprendosi a un pubblico, diciamo, non specialistico, anche se ci sono tanti colleghi e colleghe in sala. Quindi è un ringraziamento non formale. E poi vorrei ringraziare moltissimo i tre amici che hanno avuto la pazienza di guardare, di leggere il testo, che mi hanno detto molte cose su cui rifletterò. Alcune di queste vi anticipo, non riuscirò a corrispondervi adeguatamente. Per esempio, sul tema del terrestre mi riservo di pensarci su, Artur, nel senso che è molto importante. Quando ho scritto questi testi non avevo letto bene il testo di Latour, però io e lui ne abbiamo un po' parlato. Con Arturo c'è una frequentazione, diciamo, più quotidiana, no? E direi che in termini generali magari dirò una piccola cosa, ma mi riservo di pensarci di più. Così come sulla questione politico in politico, dico solo una cosa su questo punto a Laura. Quel passaggio è un passaggio nel quale si assume l'idea dello spazio pubblico in una concezione che non è quella classica, quella arentiana. Punto. Quindi in quel senso quello spazio là, quello spazio pubblico là è uno spazio politico per come lo definisce Hannah Arendt, cioè lo spazio politico classico, no? Allora mi sembra che la mia idea di spazio pubblico, per come la propongo, per come mi viene dagli autori che ho frequentato, prenda le distanze e stacchi un po' da quello, però bisognerebbe discuterne molto e approfonditamente. E anche su dispositivo mi riservo di glissare, nel senso che a me il tema del dispositivo piace. È un termine in realtà che ogni tanto ho anche avuto modo di usare, però mi porterebbe un po' lontano. Quindi riprenderò alcune delle vostre cose, ma in sostanza dirò quello che pare a me. E che è questo. È proprio vero quello che ha detto Stefano, e che c'è una dimensione fortemente autobiografica in questo testo, ma l'avete detto anche voi, no? Perché... È l'esito, diciamo, di una serie di riflessioni che ho maturato su un tempo molto lungo, che in qualche caso si ricollegano anche a cose che io avevo scritto in precedenza, ma che poi è stato determinato da un insieme di incontri e di occasioni degli ultimi anni. Questo secondo me è sempre vero, no? Ogni libro, anche il più insulso e il più inutile come può essere questo, è un libro che nasce da un'esperienza autobiografica e nasce da alcune ossessioni. E questo è un libro che ha delle ossessioni, che io vorrei spiegarvi semplicemente quali sono le ossessioni da cui prende le mosse questo libro. La prima ossessione è quella del vivere insieme, che poi Stefano ha ripreso nella chiave dell'identità, voi avete ripreso in altra forma, no? Vivere insieme. Che cosa significa vivere insieme? Perché vivere insieme fa problema. Lo vediamo, diciamo. È visibile il fatto che il vivere insieme nella città, poi sulla città bisognerebbe dire molto, ma insomma, nella città vivere insieme non è ovvio, fa problema, perché ci sono tensioni, perché ci sono veri e propri conflitti,
è sempre in parte stato vero, in questo sono d'accordo con Arturo, no? C'è sempre anche la necessità di avere uno sguardo più lungo, con tempi più lenti, eccetera, però certamente è visibile dentro lo spazio della città contemporanea una criticità del vivere insieme, in quella condizione che io ho definito, ma poi ci torno un attimo, pluralismo radicale. Quindi la prima questione, la prima ossessione è: ma perché, in che modo noi possiamo farci carico di questo? Che è una condizione che a me sembra rilevante non solo per la disciplina, ma anche, se vogliamo, politicamente, socialmente, eccetera. Cioè c'è un'istanza politica in qualche senso, no? Cioè riusciamo attraverso i nostri saperi e le nostre discipline a farci carico di questo, cioè del fatto che noi progettiamo degli spazi nei quali le persone dovrebbero riuscire a vivere insieme meglio, diciamo, in una maniera migliore. In una condizione appunto che mi sembra un po' più radicalizzata rispetto al passato. Seconda ossessione è: come lo facciamo questo? Ed è quest'idea di un atteggiamento autoriflessivo rispetto alle proprie pratiche. Questo naturalmente deriva dalla mia frequentazione col magistero di Carlo Sini, perché è da lì che io ho imparato, penso di aver imparato, che un esercizio fondamentale è guardare quello che si fa. Guardare quello che si fa. Nella semplicità delle nostre pratiche, che sono molto quelle di Stefano sono diverse dalle mie, sono diverse da quelle di Arturo, no? Hanno degli orizzonti disciplinari, hanno degli aspetti istituzionali, hanno mille regole, no? Ma sono delle attività operative fatte di parola, scrittura, disegno. Questo è quello che facciamo. Cosa facciamo noi quando lavoriamo in università, per esempio? Scriviamo, leggiamo, parliamo, interagiamo con le persone. L'osservazione di queste pratiche mi sembra interessante perché ci permette di cogliere alcuni elementi, no, di sfrido, di difficoltà che queste pratiche hanno a corrispondere ad alcune questioni, alcuni problemi. Terza ossessione è che questo non accade in un campo pneumatico, per me accade da una postazione specifica, che è quella di una persona che da tot di anni fa il professore universitario e da troppissimi anni fa il direttore di un grande dipartimento. Adesso è finita, grazie a Dio, fra poco. E naturalmente questo ha delle implicazioni, perché, come ha detto giustamente Stefano, lì la dimensione è una dimensione di natura istituzionale, cioè cercare di comprendere come questa riflessione, questo atteggiamento autoriflessivo sui saperi, retroagisce sul modo in cui si producono e riproducono i saperi dentro quel luogo particolare che è l'università. Questo è il filo. È vero, anch'io mi sono chiesto, quando ho messo insieme queste cose, se il filo fosse evidente, più o meno evidente. Voi l'avete un po' trovato, quindi vuol dire che almeno qualcuno l'ha visto, no? Però per me è un filo molto potente. Allora, dico pochissime cose su ciascuno di questi punti, soffermandomi soprattutto sulla prima parte di riflessione, cioè sul vivere insieme. È già stato detto, però ci tengo a dirlo, che molte delle riflessioni della prima parte sono debitori del fatto di aver incontrato Pierluigi Crosta, perché è stato attraverso di lui che io ho imparato a pensare questi temi. Adesso lui è qua, ma non è che lo dico per captazio o benevolenza, perché non gliene frega niente a lui, conoscendolo. Però è così. E questo vale in generale, nel senso che poi io penso che... diciamo l'officina di un libro si è anche sempre fatta da degli incontri, e questo libro, proprio per la sua natura un po' autobiografica, è molto segnato perlomeno da questi due incontri con Pierluigi Crosta e con Carlo Sini, e poi con tanti altri autori, ma con loro in presa diretta, diciamo, e questo è molto importante. Che cosa mi ha insegnato anche questo incontro? Ma il primo punto è quello che è stato variamente sollevato da loro, che è quello del pluralismo radicale. Una persona che qui in sala, che è Francesco Infussi, mi ha detto: pluralismo radicale è sbagliato, è un'espressione sbagliata, perché pluralismo allude a una modalità che è quella, diciamo, di un campo di condivisione, no? Tra opinioni diverse, anche molto molto diverse, eccetera eccetera, però dentro un campo comune, mentre tu stai parlando di una cosa diversa da questa, stai parlando di qualcosa che è più estremo. Allora forse invece, se dovessi riscrivere oggi il libro, prenderei per buona l'osservazione del professore Infussi e direi: varietà e pluralità delle forme di vita. Forme di vita è un'espressione tecnica. Forme di vita, lo usano tantissimi autori, per esempio Agamben, ma dice una cosa molto precisa, cioè che nel rapporto che noi abbiamo con il mondo, abitiamo il mondo secondo forme di vita che possono essere radicalmente differenti e non comunicabili, tendenzialmente incommensurabili.
Non lo cito nel testo, ma voglio citarlo a voi perché è una cosa che cito sempre, diciamo. È un film di Werner Herzog che si chiama Dove sognano le formiche verdi. Non so se voi l'avete visto. È un film molto bello, molto bello. Ed è la storia di un gruppo di geologi che devono fare degli scavi nel centro dell'Australia, in una zona nella quale gli aborigeni immaginano che ci sia un luogo sacro, molto importante per loro, dove appunto sognano le formiche verdi, che è il modo attraverso il quale si trasmette di generazione in generazione la cultura, il sapere, eccetera. Questi vanno, scavano, eccetera. E tra le mille scene bellissime ce n'è una in cui il protagonista entra in un supermercato e c'è un gruppo di aborigeni che stanno accucciati per terra nel supermercato e dicono delle cose, parlano con i loro avi e così via. Dice, ma perché stanno lì? Perché quello era un luogo sacro, no? E il supermercato lo ha, no? Coperto completamente. Però loro stanno comunque lì. Allora, quella è chiaramente un'incommensurabilità. Questo è un esempio di forma di vita, che anche nel rapporto con lo spazio descrive modalità che non sono semplicemente trattabili nella forma, per esempio, dell'interazione via contrattazione, dell'interazione via mediazione, dell'interazione anche via regolazione. A me sembra che questo, per chi fa il nostro mestiere, sia abbastanza importante, cioè farsene carico dal punto di vista progettuale. Ma questo, per esempio, l'avevo capito, non l'ho citato qua dentro, anche leggendo le pagine di Bourdieu sull'etnologia dei Kabili, no? Dentro il saggio sulla teoria della pratica proprio. Cioè, laddove tu incontri dei mondi nei quali il rapporto fra il corpo, lo spazio fisico, materiale, è così profondamente diverso da rendere... che non è nemmeno una questione di conflitto, nel senso tradizionale che noi diamo a questa espressione. Allora, a me sembra che questo sia molto rilevante, e lo è a maggior ragione perché noi siamo in una condizione nella quale questa pluralizzazione delle forme di vita, e anche tante altre cose in verità, mette in scacco le forme tradizionali di legittimazione della regolazione del progetto. Oggi non se ne è parlato tanto, ma io sono abbastanza esplicito su questo punto. La nozione tradizionale di interesse pubblico, su cui noi abbiamo fondato tanta parte del nostro pensare e fare l'urbanistica, è perlomeno un po' scossa da tutta questa faccenda. Secondo, come questo tipo di problemi ci mette su quel crinale che è stare fra un'istanza, diciamo, di assunzione piena della pluralità delle forme di vita e un'istanza universalistica, a cui io non è che sono disponibile a rinunciare con nonchalance. Non so se è chiaro. Cioè, è un crinale veramente molto difficile. C'è un testo di Derrida, che forse invece cito, in cui lui dice è l'oscillazione fra democrazia e repubblicanesimo, dove la democrazia è l'assunzione piena di questa pluralità, che però poi è difficilmente trattabile. Il repubblicanesimo è il riconoscimento di un insieme di principi universalistici nei quali tu sei collocato, stai dentro, eccetera, eccetera. È evidente che il modo in cui nelle nostre città si incontrano popolazioni, sessi, orientamenti culturali, cose diverse, scuote molto, no, rispetto a questa oscillazione. Terzo punto importante è che, come avete detto tutti, chiaramente lo spazio pubblico è il luogo in cui questo emerge con maggiore potenza. E qui bisognerebbe fare tanti esempi, ma non ho tempo di farlo, ma esempi concreti che mostrano che cosa vuol dire questo. Che cosa vuol dire questo quando tu sali sulla 90, che Massimo Bricoccoli ha studiato in questi ultimi anni insieme a Paola Briata? Che cosa vuol dire questo quando tu vai e vedi come si sta in Piazza Gaulenti, che può piacere o non piacere, ma è certamente un luogo di manifestazione di questa pluralità di forme di vita, eccetera, 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 no? Allora, il mio punto è, ma tutto questo ha conseguenze per il progetto? Questo è un tema che non è tanto esplorato. Arturo mi ha un po' sfidato a dire, guarda che poi devi dire che cosa si fa. A parte che, diciamo, mi accontenterei, no, di riconoscere bene il problema, però comprendo che c'è poi un'istanza, diciamo, di orientamento al progetto di questa cosa. Allora, per esempio, faccio un esempio di una cosa che nel libro non c'è scritta. Tutti dicono che il progetto deve essere flessibile. Ne discutevo sempre con Infussi l'altro giorno. Il tema è flessibilità, e questo è il punto, è la flessibilità, oppure si tratta di ragionare sulla versatilità del progetto?
oppure si tratta di ragionare sulla natura vaga del progetto. Che cosa vuol dire quello che, concretamente quello che ha chiesto Arturo? Cioè, Arturo diceva riuscire per esempio a creare una serie di condizioni di visibilità reciproca. Io credo che questi siano temi del progetto, temi della costruzione materiale dello spazio pubblico, se vogliamo prendere sul serio quella cosa che abbiamo detto. Poi mi verrebbe da dire, architetti lavorate un po' voi, fra virgolette, no? Nel senso che pochettino sì, no? Perché io no, proprio il progettista non lo faccio, no? E però ritengo che ci siano delle conseguenze importanti, no? Per esempio, quale idea del tempo abbiamo, è stato sottolineato, no? Attraverso il mio maestro Carlo Sini io ho imparato a comprendere che noi tendiamo a pensare in una chiave sbagliata il tempo. In realtà quello che conta per la città è il ritmo. Il ritmo è una cosa molto diversa dal tempo, eccetera, eccetera. Questo ha conseguenze, secondo me, molto importanti. Oppure il fatto che il progetto, ma questo è stato detto variamente, va ripensato dentro un flusso, una specie di nicchia dentro un vortice, eccetera, eccetera. Adesso non ho proprio tempo per argomentare. Al cuore di questa cosa, certo, sta anche un'idea di ospitalità, in un certo senso. Ospitalità è un altro termine di Derrida, su cui Derrida ha lavorato tantissimo. Io non ho preso quella chiave lì, ho preso quella di Jean-Luc Nancy, perché di Nancy mi piaceva soprattutto, questo Stefano l'ha ripreso perfettamente secondo me, soprattutto la necessità di sospettare fortissimamente di una visione comunitaria nell'accezione tradizionale. Nancy dice esplicitamente: comunità senza niente in comune. Però comunità, perché in tutto il libro il libro è esplicitamente orientato a discutere una concezione della società basata sull'individualismo metodologico, sull'idea che siamo tutti separati. Anzi, io direi esattamente il contrario, esistono solo le relazioni. Questo è Dewey, non è nient'altro che Dewey. Esistono solo relazioni. E nello spazio, tra le persone, fra i corpi, esistono le relazioni. Sono le relazioni che costituiscono l'identità. È la relazione che costituisce l'identità. Non c'è un'identità prima della relazione. Per esempio, noi ora stiamo in una certa relazione che in questo preciso momento costituisce la nostra identità. Reciproca, che è temporale, contingente, parziale, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me questo è un punto, ripeto, ancora una volta abbastanza rilevante nelle sue conseguenze. Quindi certamente un'idea di ospitalità in questa accezione. Derrida infatti dice ospitalità che però è anche l'incontro col totalmente altro. È la capacità di assumere il totalmente altro in quanto totalmente altro, lasciandolo nella sua differenza, lasciandolo nella differenza totale. No. Non è indifferenza. Dopo, se vuoi mi fai la domanda, ma non è indifferenza. finisco. Ho già rubato troppo tempo. Quindi mi sembra che questo terreno sia un terreno che io ritengo significativo per le discipline del progetto, in senso molto lato, no? Che le sfida un po', sfida anche me naturalmente, nel senso che poi Arturo ha fatto tutti i complimenti all'inizio dicendo che è un libro importante, eccetera, però è anche un libro un po' d'occasione alla fine, perché è stato scritto, diciamo, in un modo molto contingente, abbastanza veloce, bisognerebbe lavorare un bel po', insomma, e io penso che si possa lavorare ancora in questa direzione. Due veloci cose sulla questione delle pratiche riflessive e dell'università, e poi chiudo. La mia idea è che certamente ci sia una necessità di lavorare su quali sono le nostre competenze, per esempio le competenze che ci permettono di fare i conti con problemi come questo. Però non è un tema che io affronto qua, onestamente. Il tema che affronto qua è in un certo senso molto più limitato, e fra l'altro lo affronto in una parte del libro che capisco che in certi momenti possa persino infastidire, perché è lì è davvero autobiografico, nel senso che io in questa parte del libro racconto delle esperienze che io ho fatto, in una serie di incontri di natura varia con filosofi, altre persone che hanno discusso con me. Quindi c'è tutta una componente quasi di narrazione autobiografica in questa parte del testo, che poi è stato spurgato, eccetera. Il mio punto è abbastanza semplice. Io penso che i saperi oggi tendano ad essere, da un lato, ultra specializzati
e quindi incapaci di pensarsi nei loro fondamenti, nel loro orizzonte di senso. Dall'altro, questi saperi sono saperi orientati all'oggetto del sapere e incapaci di cogliere il senso dell'azione, delle pratiche che questo sapere che in questo sapere li costituiscono. Quindi, dal mio punto di vista, lo sguardo autoriflessivo è quello sguardo che ti permette di comprendere e di capire le tue pratiche, di sospendere l'oggetto della pratica, che non vuol dire fare qualcos'altro, di sospendere l'oggetto della pratica e, guardando la propria pratica in azione, comprenderne quello che mio maestro Carlosini chiama il potere invisibile. Cos'è il potere invisibile? Il potere invisibile è l'insieme delle condizioni, determinazioni, istituzioni, linguaggi che stanno alle nostre spalle e che ci agiscono molto di più di quanto noi riteniamo di dominare, di agire direttamente. E allora qui c'è tutta una riflessione su come nei nostri saperi stiano mutando le forme materiali dell'azione, no? Cosa fa Stefano Boeri, che oltre al professore è un grande architetto, quando fa l'architetto? Lo fa nello stesso modo in cui lo faceva 25 anni fa? Io non credo proprio. Perché la struttura materiale, la materialità delle pratiche, dell'architettura, dell'urbanistica, eccetera, eccetera, sono molto mutate. Secondo me questo è importante, non è solo una questione di tecnologia, eh? Non è solo che oggi ci sono strumenti, però io parlo anche di quello, perché è importante pure quello, no? Non è solo una questione di dispositivi tecnologici. È una questione più complessiva, appunto, del campo entro il quale i saperi si collocano. Questo atteggiamento riflessivo, secondo me, è molto prezioso, perché ci consente appunto quel rimbalzo che ci permette di guardando i saperi in azione, di coglierne i limiti, i vincoli. Arturo diceva all'inizio, quello che possiamo è quello che non possiamo fare, ad esempio. Quello che ci è permesso e che non ci è permesso fare, da un sistema di poteri e di saperi, Foucault, che ci determina molto rispetto alla nostra azione. Per questo mi sono fissato da un po' di tempo di riflettere su che cos'è l'università. Non è facile, perché ognuno di noi è calato dov'è. E quindi, naturalmente, io sono calato dove sono io, che in questo momento è professore universitario, ma, come ha detto giustamente Stefano, anche persona che fa il manager dell'università. Io qui vivo una profonda contraddizione, diciamo, perché da una parte percepisco una crisi radicale di senso dei meccanismi di produzione e riproduzione dei saperi, a partire dai miei, ma radicale. Cioè, mi sembra che la maggioranza delle cose che facciamo sia assurda, letteralmente. Cioè, che perdiamo un sacco di tempo, che non riusciamo a fare delle cose interessanti, che siamo annegati dalla burocrazia, compresa quella valutativa. Dall'altra parte, naturalmente, riconosco, no, che ci sono una serie di regole, il potere invisibile, no? Per cui da direttore di dipartimento ad Arturo Lanzani non lo devo dire, tanto ormai lui ha finito la carriera e vuole andare in pensione, ma a un ragazzo all'inizio, una ragazza all'inizio della carriera, io le dirò, pubblica sulle riviste internazionali, non scrivere questo libro qua non vale niente da un punto di vista, è pubblicato in lingua italiana, quindi già questo lo squalifica, giusto? È pubblicato in lingua italiana. Non si capisce manco, non lo riesci neanche a ficcare bene dentro in una scatolina, dentro in biblioteca, no? O, a parte che le biblioteche non ci sono più, ma in una libreria dove lo metti questo? Lo trovi in urbanistica, se vai a Feltrinelli, io vi invito a comprarlo, a leggerlo naturalmente, se no, vai in Feltrinelli... Che Feltrinelli? Qui fuori, c'è la libreria di quartiere. Se vai qui fuori lo trovi, benissimo, la libreria di quartiere lo potete trovare, ma se vai in una libreria non sai bene dove trovarlo, no? E questo già lo mette in difficoltà. Infatti è un libro che io sconsiglierei fortissimamente a una persona giovane di scrivere, no? Perché non riuscirebbe a ficcarlo dentro in una scatolina, ok? Quindi io me lo posso permettere, perché anch'io come Arturo ho finito la carriera, non devo più preoccuparmi. Però non me la sento di consigliare di scrivere un libro così. Questo tipo di contraddizione è una contraddizione potente. È una contraddizione di senso, no? Ed è, a mio modo di vedere, anche una cosa su cui io sto riflettendo con molte persone, per esempio con Laura Montedoro, che è qua pure lei, di un vero e proprio divorzio tra l'università e la cultura, che è un divorzio, perché l'università e la cultura sono state per lunghissimo tempo due cose che hanno funzionato insieme, no? L'università è stata il luogo massimo, da una parte, della riproduzione delle classi dirigenti in senso molto lato, dall'altro, diciamo, di produzione e riproduzione della cultura. Oggi, secondo me, non è proprio più così. E questo
penso faccia problema. Io non ho mai un atteggiamento nostalgico, è contro la mia indole, diciamo, però tendo a riconoscere questo come un problema. Allora, dal mio punto di vista, le riflessioni che faccio nell'ultima parte, appoggiandomi anche qui a tanti altri autori, naturalmente, mi spingono a dire che l'atteggiamento autoriflessivo sulle pratiche può anche essere utile e opportuno per una riflessione sul senso oggi del fare università. Cioè, anche dentro l'università guardiamo cosa facciamo. Per esempio, riflettiamo pochissimo su come ragionano i nostri studenti, che test hanno, come... Tendiamo solo a dire, ah, ma no, non studiano, non hanno senso storico. No, non ci chiediamo perché. Perché i nostri studenti non hanno senso storico? Cioè, non ce lo chiediamo in modo radicale. Non è che non hanno senso storico solo perché le scuole medie e superiori non insegnano più storia come una volta, che in parte è pure vero, no? Ma c'è qualcosa di molto più profondo, che ha a che vedere come funzionano i meccanismi di produzione e riproduzione dei saperi. Secondo me è questo, per chi contingentemente sta nell'università o in luoghi di produzione e riproduzione del sapere, è fondamentale. Non so quanto ho risposto alle cose che sono state dette. Io penso, chiaramente questo è un libro un po' indisciplinato, no? Nel senso proprio tecnico, non è un libro che sta dentro le gabbie della disciplina. Però sono abbastanza persuaso del fatto, non questo libro che non ha nessuna importanza, ma che un atteggiamento indisciplinato sia molto prezioso per tutti noi. E quindi se attraverso questo libro un pochettino sono riuscito almeno a dare l'idea che un atteggiamento indisciplinato abbia qualche senso e qualche utilità, mi riterrei già molto soddisfatto. Grazie. Grazie. Io lascerei un po' di spazio alle domande. Il professor Battisti voleva chiedere qualcosa. No, io ho espresso semplicemente questo concetto come battuta, diciamo, rispetto a quello che stavi dicendo. No, no, non ci sei. Un po' distintivo. Ti ringrazio, ma francamente io istintivamente ho detto... ho usato questo termine, no? Di indifferenza, mi pare di aver usato il termine, e come diciamo replica al concetto che tu esprimevi, e però senza pretendere nessun tipo di approfondimento, anche se tu avessi diciamo la volontà e voglia di farlo, no? Ecco. Invece mi interessa molto, approfitto del fatto che questo concetto che tu hai espresso di interrompere la pratica per osservarne, per così dire, i contenuti, no? Ecco. E io ti devo dire che corrisponde esattamente all'atteggiamento che ho tenuto io nell'insegnamento. Io non ho insegnato praticamente nulla ai miei studenti, salvo il fatto di indurli a riflettere su ciò che stavano facendo, e quindi provocando questo tipo di consapevolezza, no? E quindi anche responsabilità specifica. Non ho mai accettato che gli studenti, non ho mai accettato l'idea di atelier, che gli studenti facessero quello che avrei potuto fare io. No? Dopo più di dieci anni di pratica nel corso di dottorato a Venezia, no? Consorziato tra Milano, Venezia e Napoli, io me ne sono andato perché purtroppo all'interno di quelle pratiche formative i docenti costringevano i dottorandi a fare il progetto non dei dottorandi ma il progetto dei docenti. E l'ho trovato veramente disastroso dal punto di vista formativo, eccetera. E questa mi sembra una pratica molto diffusa, purtroppo, e credo che il tipo di riflessione che tu facevi sia molto importante per tentare di rigenerare l'università, no? Usando delle risorse che sono anche quelle che possono originarsi da un rapporto diverso dei ruoli tra docenti e studenti. Grazie mille. Grazie. Magari se ci sono altri... Ci sono altre domande? Rispondo volentieri. Prego. Una mi sembrava... Professor Acuto. Bello ringraziare Gabriele.
questo libro molto generoso, molto bello, aveva promesso ad alcuni che, come ha detto anche questa sera, finita la, diciamo, finita si fa per dire, diciamo, questa ossessione accademica, avrebbe dato inizio a un momento indisciplinato. E di questo ti sono grato, nel senso che stamattina avevo anche la visita di controllo, quella accademica, ho rischiato di non andarci perché mi stavo dimenticando per colpa della lettura che da due giorni mi divora. Qual è il tema che mi interessava, come in forma di domanda, sollecitarti, oltre che farti complimenti per questo libro molto molto bello? E il tema è questo: la prima parte è folgorante, interessante, questo aspetto di differenza tra tensione e conflitto, questa straordinaria, appunto, visione immanente di questi fenomeni, immanente nella società. Non so se si dice in filosofia, mi piace molto che hai tirato fuori questa tua cultura filosofica che tutti conosciamo, molto importante, un po' esistenzialista, che ci sta e che aiuta tantissimo la riflessione oggi sulla disciplina. Qual è il punto? La provocazione che faccio è questa: secondo me tu non descrivi uno spazio, nel senso di come lo vede un architetto, tu descrivi un sentimento, cioè per te lo spazio, la relazione in questo libro è un sentimento, dichiari un grande amore per il prossimo, per questo sentimento di prossimità, molteplice, eccetera, adesso non entro. Faccio questa provocazione perché le due domande che ti faccio vengono da due sollecitazioni diverse di questi giorni. Una casuale: domenica scorsa sulla lettura c'era un pezzo di un sociologo francese, che non ho capito se è un cretino o no, questo è Emmanuel Todd, che ha scritto delle cose sulla famiglia, eccetera, eccetera. Però, a parte che mi è piaciuto un po' l'articolo, che insomma era ben fatto, che partiva da un caso autobiografico appunto di questo signore, ma mi ha stimolato perché non sopporto più le visioni positive, e ti chiedo di capire se tu collocassi positive nel senso filosofico, ecco, se tu collocassi questa tua visione così amorosa dentro una prospettiva in cui non stiamo andando verso il meglio, se stiamo andando verso il peggio, come siamo messi? Dico questo perché la parola egemonia, che è una parola che tu conosci molto meglio di me, manca nel libro, non l'ho trovata, e quindi essendo stato sollecitato in modo straordinario da questo problema delle relazioni, ho questo dubbio, le relazioni poi hanno un'egemonia. Quindi mi è venuto il secondo momento, la seconda riflessione, ho finito, la domanda era questa, che però per me è molto importante comunicarvi, perché è un tema su cui in passato abbiamo, in occasioni sbagliate o anche bellissime, diciamo, nel cortile di una scuola, discusso, però oggi ho capito di più lo spessore delle tue riflessioni grazie a questo libro. E mi è venuta in mente la famosa mazzata di Romolo al fratellino, no? In chiave Rickver, in chiave antropologica. Cioè, a un certo punto nel mito c'è uno che ammazza il fratello, quindi non cosa di poca cosa, quindi insomma si prende una bella responsabilità perché quel tizio ha appunto, no, valicato un limite. Su questo ha scritto Gigi Mazza, hanno scritto altri, tu citi questo tema. Se la prendi da un punto di vista serio, questo tema del limite è anche un po' tragico, cioè di chi alla fine per lavoro, non so per competenza, ma traccia dei limiti, allora la cosa un po' si complica secondo me da questo punto di vista, ed è qui la questione che io rivendico e vorrei che la tua intelligenza si spendesse, non da progettista, perché la battuta l'hai fatta ed è giusta, questo libro c'è una cosa bella che non si occupa di tutto, però da non progettista, e qui la prospettiva antropologica ci sta tutta, quando tu fai un segno tu definisci una forma. Allora l'altra parola che ti prego inserisci nel tuo prossimo vocabolario è la questione della forma, ma non da progettista, in senso filosofico, nel senso che c'è un qualcosa di tragico e di bellissimo quando uno definisce una forma e un limite. Lo spazio, per, diciamo, al di là della tua stupenda visione, che è sentimentale, lo spazio è una forma, alla fine, fisica. Su questo sarebbe bello che tu, non oggi, ma in altre occasioni, commentassi. Come umilissima conclusione, sono convinto che tu conosca la estesissima letteratura di Francesco Remotti, ma non so se recentemente, siccome è molto, molto, molto raro da trovare,
hai una copia di Luoghi e corpi a portata di mano. No. Ti consiglio di guardare questo libro perché secondo me è in sintonia con le tue riflessioni di oggi. Grazie. Grazie, grazie al professor Acuto. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Io, Federico, però devo dire una cosa professor Battisti, velocissima, ma che sono completamente d'accordo con lui, no? Per quel che vale, cioè sono d'accordo con te, Emilio, nel senso che credo che un atteggiamento di natura autoriflessiva sarebbe molto utile anche in aula, onestamente, guardando quello che facciamo noi, quello che fanno gli studenti, come agiscono, come si muovono, proprio anche le prossemiche dei loro corpi. Per esempio, se noi pensiamo all'uso che loro fanno oggi, molti miei studenti, anche adesso chiunque abbia lezioni lo sa, durante la lezione, anche in laboratorio, ma anche a lezione, tengono aperto il computer. Una quota di loro guarda Facebook, una quota di loro fa altre cose, varie, diciamo, di varia natura. Una quota di loro, quando tu dici, per esempio, che ne so, e come nell'esperienza di Abercrombie a Londra, loro entrano e guardano il piano di Abercrombie, no? Che mi sembra potentissima come cosa. Cioè, io credo che guardare come funzionano questi meccanismi di pensiero, no? Di modo di agire anche degli studenti, perlomeno ci metterebbe un po' sull'avviso del dire: ah, ma questi studenti non sono capaci di fare questo, non sono capaci di fare quello, non hanno il senso storico che abbiamo noi, che abbiamo fatto il 68, il 77, l'89, il 97 e così via, no? Perché poi ci abbiamo un po' questo atteggiamento. Io non ho fatto nessuna di queste cose, comunque sono più giovane, quindi. E perciò dal mio punto di vista è proprio giusto, cioè è una questione, peraltro non è una cosa nuova, molti di voi ricorderanno The Reflective Practitioner di Donald Schoen, in cui Schoen proprio descriveva come stava al tavolo con gli studenti quando progettava, quindi niente di nuovo. Dal mio punto di vista questo atteggiamento però è un atteggiamento potente, che ha conseguenze potenti. A Federico risponderò in separata sede, se non su due cose. La prima è che mi piace tantissimo questo lato esistenzialista, perché è un periodo in cui sto ristudiando Sartre, che è un grandissimo, veramente un grandissimo. Quindi ho riletto molte cose, mi piace anche, non mi vesto proprio come gli esistenzialisti, però diciamo mi piace molto questo lato. Ma non mi ritrovo nella descrizione buonista che hai dato di me. Secondo me questa è sbagliata invece. Io non sto affatto dicendo questo. Cioè io non sto affatto dicendo che lo spazio delle tensioni è uno spazio pacificato. Tutt'altro, tutt'altro. Anzi, io sto osservando semplicemente che dobbiamo imparare a riconoscere, a nominare le tensioni e anche i conflitti tra... In questo ha ragione Arturo, ma io ogni tanto lo dico, magari non in questo libro. Non dobbiamo pensare che questa condizione che io descrivo, per esempio, faccia sì che le tradizionali forme di disuguaglianza non si danno più. Si danno tutte, anzi, per certi aspetti più che in passato, no? Anzi, sicuramente più che in passato. Oggi le città sono più disuguali, Milano è più diseguale che 20 anni fa o 30 anni fa, socialmente, no? Sto solo osservando che c'è una natura di alcuni modi dello stare insieme nello spazio che mette in gioco delle forme di vita diverse che sono tendenzialmente irriducibili alle modalità tradizionali del trattamento del conflitto e che quindi sono, per esempio, difficilmente trattabili nella chiave dello scambio, della contrattazione e così via. Noi siamo abituati a trattare, per esempio in urbanistica, per via contrattuale, no? I problemi, lo scambio, io ti do questo, tu mi dai quello, eccetera, eccetera. Quando ci sono tensioni o conflitti che hanno una natura analoga a quella che io ho citato prima con l'esempio dei film di Herzog o cose simili, lì è molto più complicato. Io anzi dico che hanno una natura ancora più intrattabile, per certi aspetti ancora più estrema. I nostri figli andavano alla stessa scuola, questa scuola che è bellissima, si chiama Rinnovata Pizzigoni, fa una bellissima festa d'estate, lui che è più bravo di me faceva le salamelle, io invece andavo a mangiarle, ma nella sostanza ci trovavamo alla festa della Pizzigoni. Alla festa della Pizzigoni c'erano tantissime signore arabe o comunque del Nord Africa, maghrebine, eccetera, eccetera, con il velo, qualche volta a velo integrale, che facevano uno degli stand, diciamo, che era lo stand in cui facevano il couscous o altri cibi loro.
Allora, è chiaro che lì noi convivevamo in quello spazio, ma da molti punti di vista la nostra idea di spazio, la nostra idea di scuola, la nostra idea di internità ed esternità, mille cose ci dividevano, no? E condividevamo lo stesso quello spazio. Allora io sto solo dicendo che dobbiamo, adesso è un esempio probabilmente anche un po' sbagliato, però che serve per riflettere, per ragionare su cosa vuol dire stare insieme in queste modalità della diversità, che io ho chiamato di forme di vita. Sullo spazio posso essere d'accordo con te sul fatto che la mia capacità di trattamento della questione dello spazio e della forma è limitata. Ragazzi, ognuno fa quello che può. Però non è vero che io la sottovaluto. Anzi, io sto proprio dicendo che un atteggiamento importante è osservare le pratiche di vita quotidiana nell'interazione con lo spazio fisico. Fisico. Perché secondo me è fondamentale per comprendere come viviamo nello spazio urbano. Qui c'è il vecchio libro, che secondo me è un libro che ha di cui qui ci sono molte cose, che era quello sulle popolazioni urbane, faceva proprio riferimento a questo punto, cioè le popolazioni urbane vivono lo spazio in una condizione nella quale lo spazio rappresenta insieme limiti materiali, compresi quelli che tu chiami, no, le fratture, le faglie, il tracciamento del confine di ogni genere, ma anche appigli. Cioè lo spazio ti permette di è un appiglio, no? Lo spazio in senso lato, nella sua forma, sia quello progettato sia quello non progettato, no? Quindi io ritengo anzi che sia fondamentale avere un'attenzione alla dimensione materiale del rapporto fra i corpi fisici e lo spazio come modalità per leggere e interpretare questo tema a cui ho provato ad alludere, che certamente è un tema antropologico in senso lato. Grazie. Sì. Le ultime battute di Gabriele Pasqui mi sembrava le penultime che incitassero un po' al litigio, allo scazzo. E poi ti sei un po' ritratto. Io vorrei tornare invece su questo inizio di litigio. Alla rinfusa, a proposito di Sini, che io non ho mai conosciuto e che apprezzo per riflesso, perché Gabriele, credo di aver letto un pezzo, forse sulla lettura, l'ultimo di Sini, che sulle prime ho fatto così, ci vedo già non molto, ma se la prendeva con una purtroppo non così vexata questio come la grande riforma dell'insegnamento, in particolare per i riflessi sull'università, della triennale, no, e della biennale. Cazzo, mi sono detto, come mai io non l'ho letto prima, o come mai Sini, se era poi lui, no, non l'ha tirata fuori? Scusa, la triennale e la biennale non è la triennale di Stefano Boeri, eh? È il triennio, no, e il biennio. No, no, perché ho detto, se vuole litigare con Stefano è divertentissimo, invece no, accidenti. Non lo potrei mai fare. No. Stefano è pervasivo, ma non è ancora arrivato a quel livello di pervasività, come avrebbe detto un altro nostro comune amico. Allora, quindi non riduciamo alcune riflessioni, quelle dell'ultimo capitolo, no? A un rapporto solo al rapporto di insegnamento, ma anche alla mancata discussione, perché io mi ricordo che c'è stata una tournée di un nostro comune amico, no? Guido Martinotti, che allora supportava molto questa riforma, nelle varie sedi, io non mi ricordo più neanche dove fossi, no? Ma mi ricordo almeno due riunioni su questa cosa, condivise, allargate, che l'unica cosa che non si discuteva era della cosa, cioè quello che ormai molti di noi pensano che era una gran cazzata non è mai affiorata come argomento di discussione. Quindi attenzione, a proposito di libri, come si istituzionalizza, in quale forme
no? La lettura, nel senso che si riconosce, per dire che è utile o non è utile, per riflettere sulla lettura, tutte queste belle cose, è molto importante se si leggono o non si leggono i libri, per esempio, per tornare alle pratiche, no? E alla riflessione, no? Che deve partire dalle pratiche. Ora, di questa maledetta cosa è venuto fuori qualche cosa, no? Che io ormai, troppo tardi per me accorgermene, e soprattutto ormai non più abile nell'inseguire. Però non è mai stata discussa nelle riunioni tra docenti o tra, non necessariamente con gli studenti, che non avendo avuto l'esperienza di un diverso ordinamento non hanno tirato mai fuori. Quella lì è una delle cose, se è questo il Sini di cui tu parli, no? Non lo so perché non lo... No, sulla lettura del Corsera, no? C'ero tutto un paginone, no? E che mi dispiace di non aver letto un po' di anni fa, quando ero ancora un po' guerrafondaio, no? Ecco, allora, questa cosa qui mi ha un po' defraudato. Stiamo attenti a riportarci alle questioni sorvegliando dove cadiamo quando diciamo lì, perché possiamo anche sbagliare luogo, no? Uno. Un altro punto un po' così sovversivo, no? Nel senso dell'autosovversione, per Schmagnano naturalmente, è quello dell'interazione, no? Io ormai, no, nessuno mi parla più di queste cose, ma se non Gabriele nei suoi libri, ma interazionista non vorrei proprio esserci, no? Dentro a questa definizione, perché tra parentesi, e ne abbiamo anche discusso molte volte insieme nel passato, no? Dewey ha detto una cosa, John Dewey ha detto una cosa che sembrava solo linguistica. L'interazione, nell'interazione è tra due soggetti che preesistono al rapporto e che si propongono, avendo rapporto, di arrivare a una conclusione che sicuramente non è quella del loro personale cambiamento, no? E questo è molto importante a proposito del trascinamento di questo termine sull'ospitalità, eccetera, eccetera. La gente pensa di interagire non per cambiare, ma molto spesso, semmai, se pensa a qualcosa, è di non cambiare. Io, per carità, non Salvini, no? Ecco. Per dire, allora Dewey diceva attenzione, e questo termine era un po' sporco di mercato, no? È necessariamente, inevitabilmente, no? Transazione, cioè è un rapporto che non riproduce l'identità realizzandosi, ma al contrario ti costringe a cambiare la tua identità proprio in quanto lavori con l'altro. Allora, il bisticcio che c'è tra diversità e differenza, tra differenza, meglio mettere prima quello più che pesa meno, no? E diversità, è proprio tutto lì. Se cambiamo o no, allora noi abbiamo fatto una sterzata, insomma, si dice, spero di condividere qualcosa che non mi piace di condividere, no, ma abbiamo messo in evidenza sulla conferma nell'interazione dell'identità, e tutte le cose che vengono fuori, incluso la storia del velo, per carità, il conservatismo, ma non mi interessa da un punto di vista quello, il riferimento che hai fatto tu, giustissimo, no, mi interessa dal punto di vista dell'uso di un termine che distrugge una possibilità che è nel termine.
Allora, se per interazione intendiamo, no? La trasformazione, il cambiamento della cosa, ma anche delle caratteristiche dei soggetti, no? Ivi compreso il ruolo che questi soggetti hanno o si danno, è meglio lasciarla perdere, perché non siamo solo conservatori, no? E questo è molto importante. Dobbiamo chiudere. Sì, sì, volevo solo fare un riferimento. Sto leggendo questo tuo libro con del De Rossi, diciamo, che trovo molto interessante, no? Sulle aree interne, perché mette in crisi un po' anche i termini che noi usiamo. Il luogo pubblico, attenzione, riflettiamo sul fatto che non è vero che la città sia l'unico luogo dove si crea il pubblico, e può essere pericoloso pensarlo. Grazie, e professor Crosto, dobbiamo proprio chiudere. No, scusami, era per fare pubblicità un po' giustamente a Arturo. Leggetelo, e tu, leggiamo. Arturo, è bellissimo che si chiuda parlando di un altro libro, quindi lo trovo assolutamente meraviglioso. Grazie mille. Grazie. Grazie. Allora, il libro del professor Pasqui è in vendita qui fuori, così come il tutti gli altri. Quello di Lanzani no, così come tutti gli altri di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti. Grazie.